Se andava così dall'inizio, non eravamo a questo punto. Forse da gennaio in poi siamo entrati in una nuova dimensione. Crotone ha capito che non poteva essere brutto come quello di del girone di andata, e quindi si è messo davanti allo specchio, si è dato due schiaffi e ha ripreso colorito, in maniera che adesso sta dimostrando, non dico tutto il valore che in teoria c'ha, ma perlomeno sta dimostrando di essere molto di più di quello che è stato prima. E se prosegue su questo binario, sicuramente il Crotone potrà dire la sua e ce la potrebbe fare. Allora, questi ultimi 4 risultati consecutivi stanno dando carica alla squadra, quindi bisogna lottare qui fino alla fine e continuare a giocare come stiamo giocando fino ad ora. Con solo 2 gol presi però, l'ultima partita. Adesso vi è questa sosta per ricaricare le batterie, poi si va a Carpi. Speriamo che è di buon augurio sta sosta, perché di solito le soste non portano bene. Sì? Sì? No? Beh, il reparto difensivo è chiaro che è stato la svolta, nel senso che oltre all'innesto di Spolli, che è stato decisivo, c'è stata pure un'inquadratura con l'immissione di uomini chiave che hanno dato una compattezza che prima assolutamente non avevamo. Non a caso il Crotone, quando ha perso delle partite veramente eclatanti, Ascoli, c'era una difesa che faceva acqua da tutte le parti. Adesso è molto più solida e riesce a tenere tutto ciò che poi la squadra fa. E bisogna vincere uno scontro diretto, con queste squadre bisogna fare punti ora. E poi nelle partite del Tsushida? Dobbiamo sfruttare il fattore campo. Dobbiamo cercare di fare punti in queste ultime 4 giornate che sono rimaste all'uscita. Ce la siamo giocata alla pari con Lecce, guarda. Potevamo vincere, potevamo perdere. Il risultato del pareggio è stato bene, diciamo. Quello che mette sempre qualcosa in più rispetto agli altri. Rispetto a Grinta ci mette il cuore. Beh, Simmi sta dimostrando di essere un giocatore della seconda parte del campionato. Anche l'anno scorso, se ricordiamo bene, in Serie A, Simmi nella prima parte è stato quasi inesistente, ma poi si è svegliato ed è stato uno di quei giocatori che ci ha dato un impulso, una speranza per la salvezza. Così sta facendo quest'anno, ma Ciacci è un oggetto sconosciuto, cioè ha fatto un gol, poi in altre occasioni quando è stato schierato sicuramente non ha dato quello che può dare, che avrebbe potuto dare, e quindi è rimasto un'incognita per me. Come si va adesso a Carpi? Beh, Carpi ormai non solo a Carpi, ma tutte le 8 partite che restano devono essere, come tutti dicono, devono essere delle finali, cioè devono essere dei play-out anticipati, senza badare ai pareggi oppure malauguratamente alle sconfitte, che sarebbero, alle sconfitte sarebbero veramente nefaste. Sicuramente il Carpi non è una delle più forti squadre e il Crotone c'ha la possibilità per potercela fare. E per finire, come si dice? Forza Crotone, e speriamo che manteniamo la Serie B. Forza Crotone, sempre. Sempre Forza Crotone, fino alla fine.